Sacrante, autorità tutte, comunità di Sant'Antonio e tutti voi convenuti, consentitemi questo breve, emozionato e doveroso ringraziamento che insieme a qualche nota autobiografica si fa subito tremante davanti a voi e alle persone care di famiglia che provocano in me affetto e gratitudine. Vorrei racchiudere questo saluto sviluppando tre verbi dinamici che mi appartengono e possono fare da griglia portante anche per presentarmi a voi nella mia storia di vita. I verbi sono volare, camminare, navigare. Sin da bambino la provvidenza mi ha posto nei pressi geografici e umani di una realtà misteriosa e interiore sulla quale si sono allungate le ombre del campanile della nostra splendida Basilica Cattedrale di Monopoli, laddove si è sviluppata la consapevolezza di appartenere ad una genia di fedeli e credenti e sulla quale, attraverso l'esperienza di una fede celebrata e vissuta, sono cresciuto nella mia semplice famiglia, fino a quando, il 7 dicembre 2004, per l'imposizione delle mani del Vescovo e la preghiera della Chiesa, sono diventato presbitero. Sì, ho cominciato a volare con la fantasia, il sogno, il desiderio di conoscere, sperimentare, indagare le traiettorie, le coordinate fondamentali del grande tesoro del mistero di Cristo, fondamento della mia vocazione. Non ho esitato a prendere continuamente aerei dalla bellissima terra di Puglia verso la capitale e nel planare su Roma ho avuto un forte senso di inadeguatezza nell'affrontare l'arduo compito della ricerca scientifica nello studio liturgico che per ben 6 anni ho affrontato con sacrificio ed entusiasmo. È bello volare perché si assapora l'ebbrezza della velocità e dell'altezza, di una dimensione del tempo e dello spazio attraversati dalla forza appassionata di ricerca delle fonti per cercare la fonte della grazia, innestata nell'oggi di Cristo, presente nella storia e in quella struggente nostalgia del regno di Dio da vivere nell'oggi travagliato della Chiesa sua sposa. Camminare. In questi 13 anni di ministero ho quindi camminato nel quotidiano da esploratore, da investigatore e proprio perché anche assistente scout, da uomo che conosce la durezza della strada. Ho sperimentato la fatica del discernimento vocazionale sin dagli anni del seminario minore e teologico. Il dolore profondo sulla severa indagine esistenziale che aveva caratterizzato il mio itinerario verso il ministero sacerdotale. Davvero, in alcuni tratti tortuoso, ma infine luminoso, sull'accertarmi chiamato da Dio, amato dalla Chiesa, e in essa ora risorto e rinnovato, un uomo nuovo. L'incontro con lo studio, la ricerca scientifica hanno rappresentato in questo viaggio da esploratore da una parte la fatica di camminare in salita, ma poi raggiunta l'altura, la possibilità di osservare e programmare l'andatura dell'itinerario, il nutrimento interiore nella preghiera e nell'indagare per recuperare di volta in volta le forze, per trovare la lungimiranza e l'acutezza dello sguardo cercatore. Rileggo oggi il rapporto con la mia storia di questi 13 anni di sacerdozio e di 6 anni di permanenza a Roma, secondo un andamento di salita verso il Colle Aventino per lo studio delle fonti liturgiche e di discesa fino alle basi più nobili e profonde del cuore dell'uomo, incontrato nel contestuale impegno pastorale svoltosi prevalentemente per 10 anni nell'amata comunità di San Domenico in Putignano come vicario parrocchiale,
dove ho voluto realizzare la vivace e feconda esperienza oratoriale, oltre che come docente alcuni anni nei licei di questa cara terra diocesana. Inoltre, in questi ultimi due anni ho sperimentato la fatica e la gioia di essere parroco, accolto nel grembo d'oro di Maria nella comunità parrocchiale del Caroseno in Castellana Grotte. Quanta gratitudine per tutti coloro che ho incrociato e per quello che ho ricevuto. Davvero grazie. Navigare, nato e cresciuto in questa splendida città straviata sul mare, ho sempre conservato lo sguardo sul mondo della navigazione. Dal porto di Monopoli ho visto sempre tanti pescatori e marittimi vivere in simbiosi con il mare e la navigazione. Il navigare richiama in me la bellezza dell'inoltrarsi in titaniche fatiche, nelle cose grandi. Il mare evoca in me la generosità con la quale questa inquietante e misteriosa creatura dà cibo e risorsa al mio popolo. Ricorda il dono grande che un giorno ha fatto alla fede di questa mia gente, quando nel 1117 approda l'icona della Madonna della Mantia, nostra protettrice. Il mare chiede tanto, chiede tutto, a volte anche la vita, ma dona risorse infinite e a noi ha donato la Madre del Redentore. Da quel giorno presenza materna per noi monopolitani, che proprio quest'anno celebriamo il nono centenario dell'approdo in questa città che è stata proclamata Civitas Mariae. Quindi con lei e con il suo figlio Gesù ora voglio continuare la navigazione della vita e del ministero in altri percorsi che con entusiasmo e passione si devono affrontare nella certezza che se si è appassionati del mare non ci si scoraggia mai e ci si attrezza per attraversarlo. A te, comunità di Sant'Antonio, mi presento per quello che sono, porto me stesso, la mia storia e soprattutto porto con me lui, il risorto. È lui che vi annuncio con tutta la fragilità e la forza delle mie esperienze di vita. Vengo con gioia ed entusiasmo tra voi, in continuità con gli ottimi pastori che in questa amata porzione di chiesa mi hanno preceduto. In particolare ultimo il caro Don Vito Castiglione, amico di sempre, sin da adolescente nel comune Cammino, nel nostro amato seminario diocesano di Conversano, e gli eccellenti giovani sacerdoti che in questi anni lo hanno affiancato. Già da questa sera vi abbraccio con affetto paterno e fraterno, certo in un proseguo del viaggio entusiasmante e affascinante. Grazie, grazie a lei, eccellenza, che ha saputo ascoltare il mio cuore, che vuole bene davvero a noi sacerdoti. Sia certo che tutti gli ricambiamo affetto, stima e amicizia. E grazie a voi, amici sacerdoti presenti, segno di autentica fraternità sacerdotale. Grazie ai miei cari, che da sempre mi sostengono con affetto discreto e generoso e a tutti i miei parenti presenti. Attraverso te, comunità di Sant'Antonio, voglio esprimere a te Don Peppe per l'accompagnamento, la vicinanza fraterna e amicale in questi anni insieme alla tua cara famiglia che è stata in questi anni anche la mia famiglia. Grazie. A
voi il popolo di Dio, qui presente in tutte le sue componenti e carismi, grazie. Grazie al Vice Sindaco, alle autorità, e insieme ci impegniamo nella collaborazione per servire l'uomo integrale, tanto bisognoso, in questo complesso momento culturale della storia. Amiamoci nel Signore, e Sant'Antonio e San Giovanni XXIII possano guidare me e voi. Grazie a tutti.